Lui ha vinto, diciamo, si è laureato campione italiano nel 2020, poi nel 2022 campione mondiale e a settembre del 2024 anche campione europeo. Lui è un prodotto, passatemi il termine, da esportare in tutto il mondo e da esempio a tutti i ragazzi, i giovani abruzzesi, perché il talento non va ricercato solo negli sport più conosciuti, ma anche in questi sport che magari vengono visti come secondo piano, però danno una visibilità enorme. Da quando ci siamo insediati abbiamo detto che certi buoni esempi devono essere esportati. Fratelli d'Italia ci tiene particolarmente a riconoscere i titoli e diciamo anche delle targhe come questa. Quindi forza Filippo, sei il nostro orgoglio, continua così. È una cosa molto bella, non me la sarei mai aspettata e sono molto contento di questo riconoscimento. Provo una sensazione bella perché comunque mi piace farlo e per me questo è una passione, cioè in termini questa è una passione mia e mi piace tanto farlo. Il mio obiettivo è sicuramente vincere un europeo, che ci sono quasi arrivato vicino quest'anno facendo quinto, e anche un mondiale sarebbe molto bello. Ragazzi e le ragazze di oggi non gli piace molto perché giustamente non sanno cos'è, è molto, cioè io vorrei farlo vedere a tante altre persone, solo che è un po' difficile farlo vedere perché non sanno bene cos'è. Un consiglio è che se lo devi praticare ti devi divertire, perché comunque ti devi fare la macchinina da solo, la devi montare da solo, quindi è comunque, come ho detto, una passione da costruirsi.